Ciao a tutti da Carla, su Divertirsi in Cucina. Oggi prepariamo insieme la pizza toast. Come avrete capito già dal titolo, per prepararla avremo bisogno dei toast. Allora, innanzitutto prendete uno stampo rettangolare, il 1029x25, sotto ho inserito la carta da forno e sopra ho aggiunto le fettine di pan carré. Ho tolto la crosta al pan carré e ho posizionato, come vedete, le fette senza sovrapporle. Allora, all'interno di questo piatto ho aggiunto 4 uova, 100 g di latte, 50 g di formaggio grattugiato e dei dadini di prosciutto cotto, perché li avevo in frigo, potete anche non metterli. Poi vi andrò a preparare questa pizza con le zucchine. Ed eccole qui, mi sono cotta le zucchine. Ho tagliato due zucchine a rondelle, all'interno della padella ho aggiunto un filo d'olio, le zucchine le ho lasciate rosolare qualche istante e le ho lasciate cuocere per una decina di minuti. E adesso le aggiungo al mio composto di uova. Però, come vi dicevo, potete utilizzare, le verdure che preferite o gli ingredienti che preferite. Questa è solo un'idea. Mescolate. Versiamo tutto il composto sui toast, cerchiamo di distribuire bene il tutto e adesso aggiungo anche un po' di mozzarella, una mozzarella dovrebbe essere sufficiente. E nel frattempo sto friggendo delle patatine perché aggiungerò anche delle patatine qui sopra. Così creiamo una pizza veramente sfiziosa. E adesso in forno caldo statico a 200 gradi e lascio cuocere per circa 20 minuti. Ed eccola qui la nostra pizza toast, appena sfornata. Molto molto gustosa. Adesso io qui aggiungo delle patatine fritte. Che bontà. Ed ecco qui la pizza di toast. Pronta per essere gustata. È un'idea molto sfiziosa, si prepara velocemente come avete visto, ogni volta potete prepararla in maniera diversa. Qualche tempo fa avevo anche registrato la versione della pizza toast solo con pomodoro e mozzarella, se non l'avete vista ve la lascio qui sopra. E nulla, mi raccomando, provatela. E, se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi. Se il video vi è piaciuto lasciateci un pollice in su. Ciao a tutti, al prossimo video. Ciao!